Oggi vediamo come incidere sul plexiglass. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere come incidere su un plexiglass trasparente, ovviamente utilizzando la mia Scopefan da 5,5 watt. Vi ricordo inoltre che molti stanno vedendo i video ma non si stanno iscrivendo al canale, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e un bel like se vi piace ovviamente questo video. Il plexiglass in questione, come dicevo, è trasparente, quindi andremo a fare delle lavorazioni prima di effettuare la laseratura. Per prima cosa dovremo verniciarlo di nero o con una bomboletta spray acrilica o con un pennarello indelebile, a voi la scelta. Io ho utilizzato una bomboletta spray per la facilità e la velocità e anche perché ce l'avevo in casa. Questo è il plexiglass in oggetto, li trovate su Amazon, vi metto il link in descrizione. Questo qui è un plexiglass standard, era tutto rettangolare, io l'ho adattato, l'ho tagliato qui per inserirlo in una base LED che poi vi farò vedere. In caso vi metterò il link in descrizione anche della base LED e di plexiglass già pretagliati. Ora andiamo a vedere sulla Light Barn una semplice configurazione e poi facciamo partire il laser per incidere sul plexiglass. Benissimo, eccoci sulla Light Barn. Prima di farvi vedere l'incisione sul plexiglass, voglio farvi vedere i test che io ho effettuato per trovare la migliore laseratura. Ho evidenziato 14 pallini, come vedete, tutti di colori diversi perché gli ho dato diversi parametri e partiamo da 100 mm al minuto fino a 700 mm al minuto con una potenza del 60%. Quindi questo è a 100, questo è a 200 mm, 300 e arriva fino a 700 con tutti però con la stessa potenza al 60%. Invece gli altri 7 pallini sotto gli ho dato sempre la stessa potenza che parte da 100 mm al minuto e arriva a 700 mm al minuto, però gli ho dato la metà della potenza circa ed è il 30%. Quindi partono da 100 mm con il 30% fino ad arrivare a 700 mm con il 30% di potenza. Facendo questo test, mi sono reso conto di qual è la migliore, soluzione, quella più ottimale da utilizzare sul plexiglass trasparente. Ovviamente faccio una premessa, più scuro è il plexiglass, meglio viene fuori l'incisione, quindi quello trasparente sarebbe, diciamo, il plexiglass più difficile per i nostri diodi laser. Però io ho voluto provare questo per capire se è una cosa fattibile o no. E ora vi faccio vedere. Allora, praticamente la soluzione migliore di questi è stata questa. 500 mm al minuto con un 30% di potenza. Questo, secondo il mio punto di vista, è la soluzione migliore. Ora vi faccio vedere incidendo un disegno sul plexiglass e vediamo cosa ne risulta. Il disegno in questione è questo R2D2, perché io sono amante della saga Star Wars, quindi sono andato alla ricerca su internet di un disegno e l'ho inserito qui su Light Barn. I parametri, come vedete, lasciate perdere la scritta che non c'entra niente. I parametri, come vedete, è 500, come vi dicevo, millimetri al minuto con un 30% di potenza. Ora vi faccio vedere il video integrale di come viene inciso il laser, così vi potete rendere conto anche voi delle tempistiche di tutto. In caso se non vi interessa il video potete skipparlo oppure passare alle considerazioni finali. Benissimo, eccoci sulla macchina. Vi ricordo una cosa importante, mettete qualcosa sotto, tipo un pezzo di MDF, come in questo caso mio, solo per non strisciare il plexiglass, perché sulla griglia ovviamente lo striscerete. Ok, adesso lanciamo un frame e partiamo ad incidere.
Un'ultima cosa, io l'assist non lo utilizzo in questo caso perché devo solo incidere. Ho notato che viene meglio, ma non so se è un caso, non ho fatto dei test specifici per quel che riguarda l'air assist. Io ve lo sconsiglio perché in base ai test che ho fatto la soluzione migliore era senza air assist. Procedo. Zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Benissimo, abbiamo finito di incidere, vediamo un po' cosa è venuto fuori. Ecco, il primo impatto non sembra male. Ora togliamo tutta la vernice con dell'acetone o un qualche solvente che voi anche avete in casa e vediamo cosa è saltato fuori. Benissimo. Ora utilizziamo un diluente o l'acetone, come vi avevo detto, per pulire il plexiglass. Procediamo. Mi raccomando, non fate come me, utilizzate dei guanti e mi raccomando che sia la stanza arieggiata. O utilizzate un aspiratore. Ora non lo vedete, ma io sul fianco ho l'impianto di aspirazione del laser.
che sta aspirando. Ok, il pezzo è pulito, ora andiamo a vedere come è venuto fuori. Carino, dai, non è venuto male. L'unica considerazione da fare, secondo il mio punto di vista, è di aumentare di 100 mm al minuto la velocità, quindi non più 500 con 30% di potenza, ma un 600 con 30% di potenza. In effetti, dal test dei pallini all'immagine c'è un po' di differenza, lo vedo molto più marcato, quindi aumenterei di più la velocità in maniera che il passaggio del laser sia più veloce. Vedo che ci sono diverse crepe, quindi vuol dire che il laser ha inciso un po' troppo, quindi aumenterei a un 600 e 30% di potenza. Purtroppo non ho più plexiglass disponibile per fare altre prove, ma secondo me la soluzione migliore è questa. Comunque vi lascio tutti i link per acquistare sia il plexiglass normale, che poi ve lo ritagliate voi, che il kit completo oppure solo della scatolina. Io spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e un bel like se vi è piaciuto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!